Jacob. È stupendo, non è vero? Ho pianificato la nostra prossima impresa. Davvero? Dovremmo fare un prelievo. Tre degli uomini di Starrick stanno per scomparire. Siete il diavolo. E verrò anch'io stavolta. Non ha senso cedervi tutta la gloria. In carrozza adesso. Lewis! Jacob, la carrozza aspetta! Guidate voi, come al solito. I codardi al soldo di Starrick si sono costruiti delle prigioni. È un terribile spreco! Non potevano formare delle bande? No, no! Perché darsi tanta pena quando puoi volare come il vento? Non sono degni del mio tempo. Oh, certo che no, cioè. E il vostro corpo? Lui non fa nulla. Semplicemente lui esiste. Sono certo che non mi stancherò mai della National Gallery. Perché Starrick si interessa di arte? Ha assunto una donna di incredibile talento, una certa Hattie Cadwallader, per procurargli opere. Ha un gusto eccellente. La rapiamo solo perché procura opere d'arte a Starry. Oh cielo, no! Non la rapiamo perché ama l'arte, ma perché vende quadri per finanziare le imprese di Starrick. Una persona non dovrebbe mai mischiare arte e denaro. Aspettatemi nella carrozza, le farò una visita. Splendido! Ma state attento! Se un cliente è difficile, Miss Cadwallader tende ad avvelenare la trattativa. Portate la carrozza e aspettate il carico. Non ci vorrà molto. Qualcuno qui deve conoscere Miss Cadwallader. Sto cercando Miss Cadwallader. Non l'ho vista, però so che sta facendo. E sarebbe? Sta rubando, signore. Ha preso una statua qui vicino. La statua deve essere nei paraggi. Rather pleasant out today, wouldn't you agree? I suppose. Could do with a bit of a change. Dove sarà quella statua? Piccoletto! Sai per caso cosa è successo qui? Ho visto il ladro, signore. Miss Cadwallader? Si nasconde nelle fogne. Ma certo, nelle fogne. Perché nelle fogne? Occhio al ragazzo di Rux!
Farai silenzio e forse sopravviverai. Dite al signor Starrick che la consegna è in corso. E ditegli anche che sono stufa marcia di lavorare così. Non mi manda Starrick. Allora chi? Maxwell Roth porge i suoi omaggi. Piacevole sorpresa! Avrete notizie dal signor Starrick? Non vedo l'ora! Get the fuck out of here! Perché l'Alhambra? Ogni buon criminale serve un posto in cui investire i guadagni illeciti. E quale soluzione migliore per farlo che intrattenere la gente con del sano divertimento? No, andiamo. Volete dirmi che non godete dei trionfi delle commedie di successo, degli applausi e degli elogi? Mi piace divertirmi, Jacob. Se una produzione mi soddisfa, sono al settimo cielo. Ho il teatro nel sangue. Come avrete certamente intuito, la teatralità è la vera specialità dei Roth. Ah, il parco. Il rifugio del capo della sicurezza di Starrick, tale Benjamin Raffles. Chi lo incrocia tende a sparire nel nulla. Vedo che abbiamo qualcosa in comune. Attento! Le sue guardie sono sempre al suo fianco. Bravissima. Piano, piano. Che cosa vuoi da me? Vi manda Roth, quel bastardo! Tra bastardi ci si intende, Raffles. Ma il vero bastardo qui è il vostro padrone. Mio adorato Raffles, è un grande piacere rivedervi. Va al diavolo, Roth. Allora salite pure dietro. Chi è quel Lewis che lavora per voi? Un tipo originale, vero? È con me da diversi anni ormai.
Così solenne. Ma sempre assai gentile. E ha molti altri talenti. Mi stiamo cercando. Chester Wildmore. Birro di giorno e spia di notte. Facciamolo sparire e Starry prenderà la sua palpa della polizia. Deve essere molto bravo per aver letto il gioco così a lungo. Lo è davvero. Cazzo. Ehi, ehi. Calma! Questi sbirri mi fanno venire la pelle d'oca. Benvenuto a Scotland Yard. Fossi in te non aprirei bocca. Cosa? Salve, Swinburne. Ora non facciamo scene. Non la passerete certo liscia! Oh, invece sì. Dove mi state portando? Un amico ci tiene a farvi un saluto. Congratulations! How wonderful! What's happening here?
quanto tempo! Vi siete lasciato andare. Peccato. Ora, salite pure dietro. Dai, andiamo. Ottimo lavoro! Venite a trovarmi all'Alhambra. Ho in serbo altri divertimenti per noi. I migliori della città.